Di nuovo buonasera dalla redazione della TGL News. In primo piano l'incidente che si è verificato ieri pomeriggio tra Castel San Giovanni e Dogana. I carabinieri cercano un camion di colore rosso che potrebbe aver provocato il sinistro in cui sono rimasti seriamente feriti due coniugi di 83 anni che viaggiavano a bordo di una Fiat Panda. Temporali e vento è scattata alle 13 di oggi. La nuova allerta meteo diramata dalla Protezione Civile dell'Emilia Romagna. La fase di attenzione terminerà domani alle 18 e interesserà tutto il territorio piacentino. La cronaca: un ragazzo di soli 14 anni è stato denunciato per furto. Il minore era andato a pranzo con i genitori a casa di amici e avrebbe sottratto la PlayStation del proprietario di casa, che aveva denunciato il fatto ai carabinieri. La nostra programmazione stasera alle 21 su Telelibertà torna Fuori Sacco. Stranieri, anziani, commercio, sicurezza e ambiente saranno i temi trattati nella nuova puntata, temi fondamentali per l'imminente campagna elettorale in vista delle amministrative. Lo sport: tegola per il Piacenza Calcio. Il centrocampista Raik Saber non sarà tra i convocati per il match di Pontedera a causa di un infortunio muscolare. Si tenta il recupero in vista dei playoff. È tutto, ci aggiorniamo alle 19 con i titoli della TGL.